Sì. Il nomaggio dell'amministrazione da parte del sindaco e di tutta la comunità di Spada. Che ci vuole un po'. Un attimo sindaco che ci organizziamo tutto con parola. Ci sei Cristina? Sì, sì. Ok. Leggo il contenuto di questa pergamena perché è importante. Allora, cara signora Maria Rosa, con vivo piacere le porgo gli auguri sentiti e sinceri dell'amministrazione comunale e i miei personali per il suo 108° compleanno. Scusate, ma devo levare la maschera, sennò. Pensando ai suoi 108 anni provo emozione, perché lei ha attraversato le vicende tristi e felici di oltre un secolo della storia d'Italia e della nostra piccola comunità senza mai risparmiarsi. Ha vissuto in anni in cui erano richieste grandi fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia. Tutto questo lei lo ha realizzato ottimamente. Oggi infatti è circondata dall'amore e dalle cure dei suoi cari, nonché dall'affetto di tutta la comunità spadolese. La dedizione al lavoro, lo spirito di sacrificio e l'abnegazione per la famiglia che ha trasmesso nel corso degli anni con l'esempio, rappresentano un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali e religiosi da preservare e condividere con i nostri giovani affinché, facendo tesoro della sua esperienza, imparino a dare valore alle piccole cose che fanno grandi le persone. Rifletto sul dono che il nostro Signore ha fatto in primo luogo a lei, ma di riflesso anche a tutti noi. Scusa. Mi dolgo se, a causa della recente pandemia, non è stato possibile celebrare pubblicamente il suo genetriaco. La comunità intera, l'amministrazione comunale ed io, la abbracciamo filialmente e ancora una volta le porgiamo tanti affettuosi auguri. La tua lunga giovinezza è per la nostra cittadina motivo di compiacimento che voglio attestarle con affetto. Con i più vivi auguri, il sindaco e l'amministrazione comunale. Questo è No, adesso ce lo portiamo di là, magari dove abbiamo il tagliere della torta, no? Facciamo le cose. Però di me, io comune paga sempre i diritti miei. Sempre i diritti miei pagai, da tappati alti, da soltampli, da stati di tutte le terre. Tutti pagai. Qual è il segreto per vivere così tanti anni? Allora, io volevo che non mi capavo i figliuoli, non mi capo io. E morire le figliuole campa io. Ma sappiamo che lei è un'ottima cuoca. Ah. Vi piace cucinare? Allora. Che cucinate di buono? Io pure pasta soriaca, pasta soriaca. Ma ci sta la figlia, ma quando mi entra il mio tiro, con la soriaca ci avrà tutta la casa. Da Puglia ci avrà tutta la casa di pasta soriaca. Quanti nipoti avete? Ah. Quanto le putti, ma quelle me le ricordo come fai. La testa mi poi che tanto buone. All'America dai io 2-5 mi pare che io all'America. E all'altra non qua andava 7-1, andava la risaggio. Dai, ricordo, dai, mascolo e femmine.
Ma da giovane avete fatto qualche lavoro? Ah. Quando eravate giovane lavoravate? Guardate che facciamo lavori, ne facciamo con gli animali, con i terreni, con tutto, con tutti. Facciamo i pani, ma noi li facciamo tutti, però di meno le cacciano le amichine. Il pane lo fate ancora? Il pane, tutti lo ammariavano per pane, non davvero. Ma il pane lo fate ancora? No, ma non davvero nudo. Ma loro la cacciano tutto il pane, la cacciano io. Ma lo facciamo il pane. Abbiamo il forno, ognuno si faccia il forno. Ma non danno nulla, non danno manco noi. Lo volete fare un saluto a tutte le persone che vi stanno guardando? Sì, a tutti. Parato la brigatura, il Cimbarino, la Serra e da lei stanno pure. A tutti. Ci manda pace, saluto e provvedienza, venite già da qua. Ora spegniamo le candeline. Aspettateli. Ma signora, quanti anni fate oggi? Quanti anni sono? Non lo so. Avete smesso di contarli, quanti anni sono? Non vi ricordate? No. Ma sono 100 speciali voli. 108! 108! Ripetigli la domanda! Passai guai, passai fatica, passai giuoli, mortalità di tutte le maniere, e passai. E quindi quanti anni fate oggi? 100. Faccio quant'anno? Sono tanti, non riuscite a contarli? Non più di 100 anni. Ah, signora, come state? Stai buona. Per tollatà stai buona. Non hai più dispiaceri, ha più lavori e ha più tutto, di lontano e di vicino. Però di me devo forza là, per un suggico. Brava. Ma per la forza. Noi alla sera, all'America, a Montico, la valigia nella botte. Non la potete aprire di niente e appunto la spatola. Da quanto tempo non avete più il marito? Ah, di mamma, non me ne ricordo. Io all'America me l'ammazzarono, il marito è appunto, alle 24 ore appunto qua. Da partire. Avevamo 14 anni, una figlia mia. Di passare. Io non volevo vai, il marito ma non andavo. Tutti che abbiamo morto non me lo vivo, ma mi prego a ir per noi, per te giovani, per le lontane e per le vicine, pure per gli amici, mi prego. Siete contenta che i vostri nipoti, i vostri figli e il sindaco vi ha organizzato la festa oggi? Nonna, sono contenta. Ma me la merda io li voglio bene, le nipoti mie. Ma ce l'avete la forza per soffiare 108 candeline? Ancora l'istituto. Se le mettiamo tutte le nipoti, se le nipotino. Con le mamme, con le patri, siamo tutti assieme. Le nipoti erano insieme. La casa mia fu sempre piena. Piena, che eravamo sempre vicini con le figliuole. Quando venivano da me. Quando qui dormia, qui non dormia, aveva una figliolina che dormiva alla casa mia che si maritava poi quando sono io. Che volevamo dormire già, c'è la canna la via largo. Volevamo dormire già la nanna. Avevamo la camera apposta a dormire già. Si maritava e mi la salvava a mia. Che io non sentivo che si poi. Non sapevo che campava. Ma come la muciasco, la molescia, lescia, ma le... Certe volte non paio di niente. Ma vuoi che vuoi giocare, ma mi appiccio la casca, se no mi cava. Ligna da cattare. Ma io l'ho messata. Ma di che ne vuoi bisogno? Soccorrotto. La signora Bento l'ha lasciata. L'ha lasciata provinciale e sta alla casa mia. Ma andiamo a spegnere le candeline! Allora... Okay.
grazie a tutti che collaborano. Rosa, vieni da casa. Sì, sì, sì. Okay. Cristina, gli danno il tempo. Abbiamo ancora qualche pensierino, come ho detto. No? Mi stavo sentendo per... conosciuto. Mi conosciuto? No, allora, cara Maria Rosa Tassone, il bagaglio di saggezza che hai raccolto in questi anni è la memoria più preziosa per tutti noi. Tanti cari auguri per i tuoi 108 anni di età dagli amministratori del comune di Spada. Il sindaco è Nacho Targhetto, ancora auguri a Maria Rosa. Siete contenti di tutta questa gente che è qui per voi? Allora, siamo tutti amici. Ecco, tutti gli amici che tiro a spatola. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli del secolo. Preghiamo. O Signore, ti ringraziamo per aver dato alla famiglia Tassone e a tutta la comunità di Spadola la nostra sorella Maria Rosa. In lei, che oggi compie 108 anni, tutta la nostra comunità, non solamente i figli, i nipoti, i pronipoti, i parenti, ma tutta la nostra comunità ha raggiunto questo traguardo e siamo contenti e felici per lei e per noi. Grazie Signore di questo dono, perché la vita è un dono tuo e tu ce lo dai perché, proprio perché la vita è amore, perché noi la possiamo vivere con la dimensione dell'amore. E questa nostra sorella Maria Rosa ha vissuto la sua vita sempre per gli altri, per la sua famiglia, per gli amici, per i parenti, per tutti. E ancora adesso, con la corona del rosario, con le sue preghiere che recita ogni giorno, prega per i suoi e per tutta la nostra comunità. Di questo ti ringraziamo, Signore. Benedicela e fa che ancora abbia giorni e giorni di serenità, di pace e di amore per lei, per i suoi figli, per i nipoti e i pronipoti e per tutti quanti noi. Auguri. Sì, la congrega nostra è l'interra, non tutto è l'interra. Sì, sì. La cooperazione di Impigna, di Liperaini, di Mia e di Surma e di Omni, che c'avevano il peso sulla comare e chiamavano a noi, non ce l'avevano tanto, non ce l'avevamo di testa. Testa. E cominciamo la prima cosa in terra. Tu hai un giro, non l'hai fatta pure. Sì, tutti i giorni. Che l'uomo che c'ha la mare non lo chiamiamo per i tempi timpi. Grazie, grazie. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maria Rosa, tanti auguri a te.
grazie della vostra vita in mezzo a noi. La gente che non la passai. Sì, sì, sì. Ancora le tenute passate. La voce non vogliamo vista. Va bene, ma... Ma mi diritti in questo. Vabbè, voi sei il mio di tanto là. Ma perché tu hai? Io non ti prego. Andiamo, andiamo.